Dopo lo scorpione, un attimo di pausa per il nostro amico Azus. Noi vi ricordiamo il nostro sito www.cartomantieuropei.com, sito ampissimo, completissimo, che vi fa, diciamo così, prendere contatto un po' più da vicino con la nostra grande organizzazione. Lo ricordiamo, è Cartomanti Europei, è uno dei più grandi centri presenti in Italia per quanto riguarda la cartomanzia telefonica, ma soprattutto, che credo sia la cosa più importante, uno tra i centri più seguiti in Italia e nel centro Europa. Quindi ricordate, cartomantieuropei.com. Attraverso questo sito internet potete conoscere, ad esempio, uno per uno i vari componenti dello staff, quindi i vari cartomanti, uomini e donne che siano. Potete rivedere le puntate che Cartomanti Europei produce, siano quelle dedicate ai consulti, sia quelle dedicate, come facciamo noi, all'oroscopo, eccetera, e poi anche quella degli eventi, dei vari eventi dove Cartomanti Europei è presente. Insomma, cartomantieuropei.com, ma se non potete navigare, se non potete andare su Facebook, se non potete andare su YouTube, non c'è problema. Chiedete tutte le informazioni del caso ai nostri ragazzi del centralino, sono preparatissimi e sapranno darvi le giuste indicazioni nel giro di pochi secondi. Il numero lo trovate qui in sovraimpressione. Azus, parte conclusiva di questo oroscopo ripartendo dal Sagittario. Sì, per il Sagittario giornata complicata perché c'è una luna complicata. C'è una luna che mette in evidenza soprattutto i dissapori, i dissidi che ci sono in questo momento sul lavoro, ma anche nel rapporto di coppia. Però voi avete sempre tante risorse a vostra disposizione in questo momento. Allora, quando vi arrabbiate sul lavoro, quando vi arrabbiate anche nel matrimonio, in casa, nel rapporto di coppia, sapete benissimo cosa fare. Prendere, uscire, dedicarvi alle vostre attività preferite, fatevi una bella corsa. Ecco perché sappiamo che il Sagittario ha bisogno di muovere le gambe. Il Sagittario è il segno che ha a che fare con le gambe. Quando muovete le gambe, anche la mente, diciamo, si rischiara. Hai capito, non la sapevo questa cosa. Capricorno Per il poi. Capricorno è una giornata bellissima perché finalmente avete una luna amica. È una luna che vi fa guardare oltre, oltre la quotidianità, oltre i problemi che vi stanno affliggendo in questo preciso momento, che sono molti, devo dire, no? Sul lavoro le cose non vanno come voi avevate programmato, in famiglia c'è qualche problema da risolvere, però sole e luna in questa giornata vi mettono addosso il sorriso, il buon umore. E quando voi siete di buon umore riuscite a programmare al meglio anche le mosse da fare, sia sul lavoro sia in famiglia. E insomma, la fortuna farà il resto in questa giornata, dai. Per Poi l'acquario. l'Acquario, giornata migliore rispetto alle precedenti, non ancora ideale, però una luna questa che almeno vi fa ottenere dei risultati, no? Perché? Perché è una luna strategica, questa nel segno della Vergine, quindi voi avrete le idee giuste per mettere nel sacco anche la concorrenza. Ricordo che questo Marte nel segno dei Gemelli serve proprio a vincere delle battaglie, e allora non abbiate paura ad affrontare il nemico. Una luna interessante anche per l'amore, ma soprattutto l'Eros. E poi i pesci, Per i Azus. pesci giornata difficile, giornata negativa perché la luna è opposta, è una luna che insieme a Marte semina zizzania nei rapporti di coppia. Voi ritenete, probabilmente anche a ragione, che qualche rapporto di coppia sia diventato un po' pesante, un po' troppo statico, che non regala le emozioni di cui voi avete bisogno. E questo crea molti dissapori. Sul lavoro dovete stare attenti soprattutto ai soci, ai colleghi. Questa è la classica giornata in cui dovete cavarvela da soli.